Che il commissario ancora l'ossigeno e ne circola su. Lasci fare a me, ho fatto il primo soccorso, la croce rossa. Vabbè, signor mio. Vai, respiri forte, signore, respiri. Forza. Ops. Che commedia portate in scena quest'anno? Allora, noi siamo la compagnia Il Buffo di Lucrezia, portiamo in scena una storia scritta interamente da noi, ambientata in quello che sembrerebbe un normale commissariato di polizia di periferia, ma che in realtà si trasformerà in un improvvisato studio psichiatrico. Ecco che da qui irromperanno diversi personaggi, troveremo una paziente un po' paranoica, un po' psicopatica, una nobile un po' smemorata, i protagonisti della storia, tra cui uno abbiamo qua, è il commissariato, e il commissario è un altro personaggio, e hanno come unico scopo quello di far carriera. Quindi vivranno delle stranissime, inquietanti vicissitudini. E come tutte le storie di polizia, non può mancare di certo la figura del delinquente, diciamo del cattivo, Checco, che è un ladro un po' pazzo. No, sono io. Insomma, è una storia tutta da scoprire, una storia dove Ense Keva, un ledre dal book proprio. Ecco, quindi voi cercate di catturarlo, ma... Sì, no, non si trova, ma alla fine lo becchiamo proprio, non si poteva dire, non si dice. Io sarò il poliziotto pazzo. La parte femminile invece? Io invece sarò la contessa un po' strana di cui parlava prima, che subirà il furto. E quindi ogni tanto farò qualche irruzione in commissariato, ecco. Beh, insomma, commissariato che c'ha il suo da fare. Sì, io diciamo rappresento un po' quello che è stressato, come al solito, tra l'assistente pazzo, una moglie che ti stressa e anche poi una contessa che continuamente viene diciamo in commissariato per fare delle denunce, e quindi che anche dei cambi di personalità, però ripeto, abbiamo già detto già molto, vi invitiamo a venirci a vedere perché ci sarà da divertirsi. Assolutamente sì. Sono Angela! Ernestino! Rispondi! Chiamata Ernestino!